Ordine dei lavori. Grazie Presidente, sarò rapidissimo. A parte che noi siamo qui non a dire delle opinioni, come dice il collega Zanda, ma stiamo facendo un lavoro di correzione in aiuto al governo e anche al partito del senatore Zanda, che ha fatto, che è complice di questo pasticcio, avendo subemendato in questo modo il testo. Ma a prescindere da questo, io ritengo che abbia anche ragione il collega Zanda, non si può continuare così. Non possiamo andare avanti fino alle 2 ancora in questo modo. Questo testo ritorna in commissione, finiamo il lavoro in commissione e il lunedì lo votiamo. Noi ci saremo, non faremo ostruzionismo, saremo estremamente collaborativi, come lo siamo ora, perché non stiamo esprimendo delle opinioni ma stiamo correggendo degli errori sulla legge di bilancio. Quindi questa è la richiesta del mio gruppo e penso che anche gli altri gruppi con un po' di buon senso dovrebbero accettarla, invece di finire di votare alle 5 un testo che non si conosce completamente, che è errato in molte, formalmente e sostanzialmente in molte parti, rendendo un vero servizio alla nazione. Grazie. Grazie. La senatrice Serra, 5 minuti, prego. Grazie Presidente. Come se niente fosse. Siamo in discussione generale, dopo di quando finiremo la discussione? Prego, senatrice Serra. Sì, grazie Presidente. A me non meraviglia che questo testo, questo maxi emendamento contenga tanti errori e tante incongruenze, perché è dalla prima pagina del testo della stabilità che c'è un'enorme incongruenza, dove c'è scritto: è istituito un fondo denominato Fondo alla Buona Scuola di 1 milione di euro per il 2015 e di 3 milioni di euro per il 2016. Ma la buona scuola non esiste. Esiste un titolo e questo titolo è di una scatola vuota che sino ad ora ci si è semplicemente accapigliati, accorrendo da una scuola all'altra, facendo finta di fare propaganda per una buona scuola. Propaganda per una scuola che non si conosce, che non se ne capisce nemmeno il senso di che cosa significhi lavorare in una scuola dove l'edilizia crolla, dove i bambini non hanno didattica, dove gli insegnanti stanno lavorando in situazioni di precariato allucinante. Per cui questo testo di stabilità non mi meraviglia che sia ricco di errori, inutile e vergognoso. Vergognoso, lo dico al senatore Zanda, che continua sempre a ridicolizzare la nostra professionalità e il nostro essere senatori, come se noi non contassimo. Certo, non abbiamo 15 legislature alle spalle, 25.000 amici nelle varie lobby, no, siamo persone che con particolare dovizia studiamo il testo, e io l'ho preso il testo e l'ho studiato e ne ho analizzato gli errori e ho visto che nel testo del maxi emendamento, come hanno già dimostrato bene le mie colleghe della Commissione, i colleghi della Lega e lo stesso sottosegretario, sottoministro, viceministro, non importa, perché qui ci sono degli errori di vita che questo governo e questo Parlamento non può permettersi, ed è da vergognarsi. Senatore Galimberti, mi pare che non c'è. Senatore Crosio, 7 minuti, prego. Grazie Ministro, Presidente. Presidente. È difficile prendere la parola questa notte con questa finanziaria, che io non ho una grandissima esperienza, ma ho avuto la palestra del governo Berlusconi nella precedente legislatura, e ricordo i colleghi, l'accanimento dei colleghi del PD quando veniva presentato un maxi emendamento, perché qualche fiducia, non così tante, qualche fiducia veniva fatta anche dal governo Berlusconi di cui facevo parte, ma con ritmi più umani venivano dati dei tempi più certi.
Io quello che abbiamo assistito in questi due giorni è veramente sconcertante. Però, entrando nel merito, mi associo alle parole del collega Calderoli, che riconosceva al collega Sangalli un'onestà intellettuale che è bene rimarcare. È stato un po' più, diciamo, un po' più così, non dico imbarazzante, ma particolare questo eccesso di trionfalismo da parte del collega Azzolini, che di fatto questo trionfalismo è stato smentito dai fatti di queste ore e con questa sceneggiata a cui stiamo assistendo. Io voglio sottolineare in modo particolare una questione che mi sta molto a cuore: il fatto di questa solita da parte del governo Renzi incongruenza fra quello che propone con toni trionfalistici in determinate leggi e quello che puntualmente disattende al momento dei fatti. Ed è molto semplice capire il perché. Io mi riferisco in modo particolare, io sono, e ne sono fiero, un uomo di montagna e tendo sempre a cercare di difendere le peculiarità della montagna che troppo spesso sono messe a rischio in questo paese. Vi siete riempiti la bocca, governo Renzi con il ministro Delrio, quando avete buttato fumo negli occhi agli italiani dicendo che avreste fatto una grandissima riforma nel paese abolendo le province, facendole diventare enti di area vasta. Tutto fumo negli occhi. E siete stati talmente ipocriti di dire che determinate realtà come quelle montane avrebbero ricevuto un trattamento particolare a causa del proprio disagio che vivono, proprio per una questione morfologica, per una questione particolare, diciamo, dal punto di vista della difficoltà di gestire determinati territori. E qui la vostra pensata di inventarvi la specificità montana, che è stata rappresentata come qualcosa di che andava a tutelare la montagna, che andava a preservare la montagna, che andava a creare quelle condizioni che troppo spesso mancano. Purtroppo, oltre al delirio, scusate il gioco di parola, ma al delirio che avete creato dal punto di vista amministrativo, abbiamo assistito in questi mesi, nel rinnovo di queste pseudo province, a sceneggiate che non vedevamo più da anni, e pensavamo di aver dimenticato quando in questo paese venne fatta quella bellissima riforma che faceva sì che il sindaco di un comune, che il presidente di una provincia fosse eletto direttamente dai cittadini. Siamo tornati, no, alle vecchie tradizioni in cui nelle segrete stanze, no, si eleggeva, no, il... Non voglio usare un'espressione, ma no, l'uomo teleguidato di turno. Beh, in questa legge di stabilità, invece di andare verso questa vostra intenzione, questa vostra visione che non condividiamo, perché di fatto voi decretate la morte degli enti locali con questa vostra politica, ma è una scelta politica ed è legittima. Ma la cosa sconcertante è che noi in questa legge di stabilità abbiamo trovato un chiaro accanimento verso la montagna, un chiaro accanimento, un attacco alla montagna. Innanzitutto avete messo la tassa sull'altitudine, no? Questa IMU agricola che di fatto va ad aggredire i territori di montagna e non è condivisa. Assolutamente. Avete quasi cancellato del tutto le agevolazioni
per il GPL, il gasolio di riscaldamento per le zone montane, e sappiamo benissimo che in certe zone in montagna il gasolio si usa dagli inizi di settembre alla fine di aprile, sono zone disagiate. Questo non sarà più così, non ci saranno più questi incentivi, dovranno pagare i territori di montagna. Addirittura avete avuto la fulminante idea di aumentare l'IVA addirittura sui pellet del riscaldamento, dopo averli incentivati e sponsorizzati adesso vengono tassati. Concluda, prego. Certo, vado a concludere. Per cui è tutta una farsa, addirittura, e vado a concludere signor Presidente, il gioco delle tre carte viene fatto anche da chi viene dalla montagna, perché noi abbiamo presentato ad esempio un emendamento che ci sembrava molto utile per determinate province come quelle interamente montane, ovvero sia che questa volontà da parte del governo di trasferire il 50% dei dipendenti delle province alle regioni non valesse per le zone di montagna, lasciando anche le relative risorse. Il fumo negli occhi è che nel maxi emendamento ci troviamo il gioco delle tre carte in cui dico no, non facciamo il 50%, faremo solo il 30%. Beh, questa è anche una presa in giro per i territori di montagna, e le posso assicurare, vi posso assicurare che la gente l'ha già capito, la gente l'ha capito come avete buttato fumo negli occhi con la legge Delrio, lo continuate a fare adesso con la legge di stabilità. Andate avanti così che sicuramente il consenso per questo governo continuerà a scendere, continuerà a salire il consenso di qualcun altro, ma ahimè sulle spalle, sulla pelle dei cittadini, in questo caso dei cittadini di montagna. Grazie. Grazie. Senatrice Donno è iscritta a parlare, ne ha facoltà. 5 minuti, prego. Stiamo assistendo questa sera all'ennesima farsa, e vi spiego anche perché. Perché questo maxi emendamento non è sbagliato solo nella forma, solo nella sostanza o solo nella forma, ma in tutto l'insieme. Perché ci aspettavamo che questo provvedimento potesse garantire un futuro diverso, non dico migliore perché sarebbe assurdo dati i tempi che corrono, ma un futuro diverso per le persone che confidano in questo, nei rappresentanti dello Stato. Che cosa è successo invece? Che ho visto che nella Commissione Bilancio non hanno fatto altro che fare il gioco a quiz, ma tanto qui siete abituati, perché Renzi ha partecipato alla ruota della fortuna e quindi tutti si sono adeguati. La giornata dell'enigmistica, e la state continuando anche qui in aula. Aguzzate la vista, cerca l'intruso, riempi la casella, trova l'errore. È questo che si sta facendo questa sera su questo maxi emendamento. È una schifezza. Io mi vergogno di stare qua dentro in queste condizioni, e sicuramente tantissimi cittadini fuori chissà che cosa staranno pensando. È l'orrore degli orrori questa sera. E non è giusto che tutto quello che combinate voi lo debbano pagare fuori. Perché già tutte le persone che perdono il lavoro, che perdono le garanzie, che perdono le agevolazioni fiscali, che perdono le tracciabilità degli alimenti, che perdono tutte le agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori. Non è giusto che debbano pagare perché qualcuno ha deciso di stringere un patto per garantire la sua salvezza, il salvacondotto per un eventuale suo futuro. Non è giusto questo. E allora cosa c'è da dire? L'IMU sui terreni agricoli. Noi avevamo chiesto degli emendamenti che non sono stati rispettati. Avevamo avuto la rassicurazione da parte del governo che avrebbe trasformato gli emendamenti in un ordine del giorno in cui si garantiva la possibilità ai terreni agricoli, ai proprietari dei terreni agricoli, di non pagare l'IMU o quantomeno che fosse congelato. Questo non è avvenuto. Così come avevamo chiesto che fosse
ci fosse la facilitazione per la filiera corta, e non è avvenuto, perché ovviamente che cos'è che si preferisce prediligere? Cosa si favorisce? Le grandi distribuzioni, e non interessa l'agricoltura italiana, non interessa la salvaguardia del Made in Italy, certo che no, interessa soltanto fare affari con il mercato dell'est, fare affari con le multinazionali, fare affari con i prodotti esteri, che per carità vanno bene, ma non vanno bene per l'economia italiana, perché noi il nostro prodotto non lo porteremo mai avanti. Ma tanto né a Renzi né ad altri interessa. Renzi lo ha dimostrato a martedì, quando è venuto in aula a dire: noi vogliamo portare avanti gli ideali. No, Renzi li ha bruciati gli ideali, e gliel'ho gridato anche in aula quando è venuto, e continuerà a bruciare gli ideali di tutti quei cittadini che hanno una speranza, non dico di vita, ma di sopravvivenza. Beh, allora, siete voi che dovete rendere conto. D'ora in poi, quando ci chiederanno nelle piazze: ma perché? Ma per come? Noi gli diremo: andate a casa loro, andate a chiedere perché hanno fatto tutto questo, andategli a chiedere per quale prezzo hanno fatto tutto questo. Io non ho il coraggio di rispondere che vi siete rifiutati di agevolare, di aiutare tutte queste persone. Non ce l'ho il coraggio, io mi auguro che ce l'avete voi, tanto la faccia di bronzo ce l'avete tutti, quindi non mi stupisco che darete anche la possibilità di buttare e di far fugliare qualche giustificazione, come questa sera il Vice Ministro ci ha dato, sugli errori grossolani di questo testo. Sto concludendo, concludo dicendo: dove volete arrivare? Dove volete arrivare a distruggere ancora di più questo paese? Beh, ci state provando. C'è una cosa però che io continuerò a dire: nessuno di noi vi permetterà di farla franca. Prima o poi un prezzo lo dovrete pagare anche voi, come quello che stanno pagando ora i cittadini. Grazie. Senatrice Mussini ha facoltà di intervenire. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, Vice Ministro Morando, è tutto quello che è successo in questi ultimi due giorni è qualcosa che è incredibile. E nonostante qualcuno oggi abbia voluto cercare di convincermi che è tutto normale, questa sensazione di vivere una situazione surreale è stata confermata alla fin fine, è stata confermata anche grazie all'onestà intellettuale di persone che hanno preso la parola, come il Presidente Sangalli, che con grande onestà intellettuale ha fatto notare alcune cose che, a persona di non esperienza parlamentare, ma credo di buon senso, non potevano sfuggire. Io ho partecipato ai lavori della Commissione Bilancio, pur non essendo titolare di questa commissione. Come me lo hanno fatto in tanti, perché in realtà il lavoro nella Commissione Bilancio è stato un lavoro serio. Un lavoro serio in cui le opposizioni in particolare hanno dato prova di questa grande responsabilità, perché di fatto fin da, non dall'ultimo giorno, ma da diversi giorni prima della chiusura del lavoro in commissione, si sono dichiarate disponibili a ritirare gli emendamenti, così è stato fatto. È stato un lavoro serio e va riconosciuto al relatore Santini, il quale per tutto il primo articolo aveva impostato il lavoro insieme al Presidente di Commissione Azzollini in un modo tale da rendere possibile un discernimento all'interno delle linee del Governo, da un lato correttamente rappresentate dal Vice Ministro Morando, e anche assumendo, per quello che stava nei limiti della politica decisa dal Governo, assumendo quelle che erano le proposte delle opposizioni e anche le proposte dei partiti stessi di maggioranza. Ora, la cosa strana, la cosa che ha colpito tutti e che qui dobbiamo però dirci e dobbiamo farla sapere, e lei, signor Presidente, deve non limitarsi a prenderne atto, ma può anche fare un ragionamento su questo, è che di fatto i lavori della Commissione si sono chiusi senza che ci fosse stato un adeguato approfondimento, con un testo che nel giro degli ultimi giorni è stato profondamente mutato dalla scelta del Governo di presentare degli emendamenti molto corposi, rispetto ai quali sono stati discussi solo una parte dei subemendamenti. Ora, questo ci ha impediti
di arrivare a un voto consapevole. E arrivare al voto ha un valore, perché è nel voto che noi realizziamo veramente la democrazia. Perché se si arriva al voto soltanto per una parte e poi ci si ritrova davanti a un voto di fiducia che viene aggravato dalla pesantissima situazione che oggi ci pone un testo che evidentemente è stato riscritto, ed è stato riscritto rapidamente, ed è stato riscritto nelle ultime ore, ore che avrebbero potuto essere utilizzate proficuamente per un lavoro in commissione, evidentemente si vuole svilire il senso di quel voto, e svilendo il senso di quel voto si va a svilire il senso stesso della rappresentanza. E lei, signor Presidente, è il garante dell'esistenza di un'istituzione che deve essere non solo per l'oggi ma ancora di più per il domani, per circostanze che noi potremmo anche non controllare, rispetto alle quali dobbiamo mettere al riparo una Repubblica come la nostra, che dimostra ogni momento di essere una Repubblica troppo giovane per una ancora non realizzata capacità di essere veramente democratica così come si vorrebbe, perché questa è una Repubblica che oggi sta dando prova, che cerca di cambiare la Costituzione invece di andare a cambiare i regolamenti. Perché allora, diciamocelo con grande franchezza, è vero che la legge di stabilità è una legge che parte prima di tutto dal governo, ed è corretto in questo caso che sia il governo a fare delle proposte, ma allora cambiamo i regolamenti, allora accettiamo la volontà che comunque è stata più e più volte manifestata da tanti senatori all'interno di questo consesso, di andare a toccare i regolamenti, andarla a vedere. Invece no. E invece bisogna forzarli i regolamenti, e forzare i regolamenti e forzare anche la Costituzione, e questa è la dimostrazione plastica che non siamo adeguati. Però c'è anche la dimostrazione plastica che non vogliamo adeguarci. Vice Ministro Morando, lei, io l'ho letto dal suo curriculum, lei è stato un importante rappresentante all'interno di questo Senato, importante perché è stato in Commissione Bilancio, variamente Presidente e Vicepresidente. Ora, Vice Ministro Morando, io le domando, ma se a lei fosse stato proposto un iter di questo tipo, lei come avrebbe reagito? Come si sarebbe sentito? Si sarebbe sentito soddisfatto nel suo ruolo di senatore rappresentante del popolo e di autorevole e responsabile rappresentante di una carica all'interno proprio della Commissione Bilancio? Perché vedete, il problema grave che io vedo in questo momento è che chi occupa una posizione di potere la gestisce con una forma che i greci chiamerebbero di hubris, che è quella tracotanza che viene punita, perché quando tu sei nella posizione di avere del potere tu ti devi prima di tutto ricordare di quando nella posizione di potere non c'eri tu, e devi avere la cura e lo scrupolo di garantire che passi il principio che democrazia vuol dire prima di tutto ascoltare tutti e non prendersi la parte del più forte, e che chi arriva prende tutto. Perché questa logica è una logica, cari colleghi, in particolare del PD, che voi avete spesso criticato, che voi criticate perché nel vostro principio ci dovrebbe essere altro, perché nei vostri principi ci dovrebbe essere l'idea che si raggiunge il provvedimento più giusto quando si raggiunge il provvedimento più largamente condiviso, perché questo è il principio della democrazia: fatti salvi i punti del proprio programma. Ma quando io vado a fare un provvedimento del tipo, vado a discutere un provvedimento del tipo la legge di stabilità, che va a influenzare talmente tanto la vita di tante persone, io non lo posso fare nella logica che arrivo io e decido io, non posso farlo, perché questa non è democrazia. E signor Presidente, il fatto che il collega Airola abbia in questo momento fatto quella proposta più lucida e quella più logica e ragionevole, che è quella di rimandare il testo in commissione, perché in commissione tutti questi errori non ci sarebbero stati, perché in commissione ci sono 50-60 persone con due occhi sgranati e con il grande interesse a vedere, a controllare ogni singola parola, e questo non sarebbe successo. Questi sono i difetti di chi vuole mettersi uomo solo al comando, e questo non funziona.
in questo paese l'abbiamo già visto, abbiamo già visto che non funziona, purtroppo abbiamo una natura tale per cui ci piace l'idea che qualcuno sia forte, ci piace l'idea condita anche dal fatto di essere un sognatore. Bene, oggi questo paese non ha bisogno di annunci e di sogni, oggi questo paese ha bisogno di credere, e se questo paese viene messo davanti a dei pasticci che sono prima di tutto pasticci istituzionali, confusioni di ruoli, incapacità di prendere delle decisioni nette, serie, pulite, trasparenti, noi non realizziamo per il paese questo desiderio di credere che c'è un futuro, perché stiamo solo pasticciando. Pasticciamo con la Costituzione, pasticciamo con la legge elettorale, pasticciamo con la legge di stabilità. Questo è brutto, vergognoso. Io credo che ognuno di noi non possa tornarsene a casa o continuare anche il proprio mandato, per coloro che evidentemente hanno questa grande ambizione di poter rimanere dove sono, con la coscienza pulita, se non avranno fatto in modo che ci sia veramente la possibilità di realizzare una forma democratica anche di riforme, anche di trasformazioni, che siano vere, che siano autentiche, che non siano estratte sempre con la forza. E signor Presidente, veramente io glielo chiedo col cuore, perché adesso siamo passati così in modo, ragionieristico siamo passati alla discussione generale, ma qui dai colleghi sono stati messi in evidenza dei temi che non sarà sufficiente passare meccanicamente alla discussione generale per pensare di avere superato il problema, perché il ruolo di responsabilità è un ruolo che deve essere ben lungi dal troncare e sopire, non può essere un troncare e sopire, deve essere anche un prendere delle decisioni che possono anche essere scomode, ma che sono alla fine per la tutela di una dignità. Noi siamo stati qui per una giornata intera, questo Senato è stato trasformato nella sala d'attesa di una sala parto in cui più di 300 persone si aggiravano in attesa di vedere il parto natalizio, e il parto natalizio è stato un oggetto che è ricco di contraddizioni, che è difficile da leggere, e questo non mette le persone nella condizione di poter dare, di poter avere una visione e domani di poter uscire di dire sì, abbiamo fatto questo, sono d'accordo su questo, non sono d'accordo su questo, questo e quest'altro, è stata ascoltata questa voce, questa no, non lo siamo, non lo è nessuno di noi, non lo è neanche chi questo provvedimento in questa corsa frenetica delle ultime ore lo ha concepito. È un provvedimento che è fuori dal controllo, e io credo che noi, per la dignità che abbiamo, che queste istituzioni devono avere, questo non sia possibile, non sia accettabile e sia un pessimo esempio, oggi come nell'immediato futuro. Grazie. Grazie. Senatore Endrizzi ha facoltà di intervenire per 5 minuti, prego. Presidente, non so se lei ha mai firmato un contratto in vita sua, immagino proprio di sì. Penso che lo abbia letto tutto per benino e abbia controllato che ogni parolina fosse al posto giusto. Questo perché sappiamo bene, quando si tratta di soldi non si scherza. Le ricordo, se non lo sapesse, come è accaduto che agli inceneritori siano arrivati degli incentivi non dovuti. È bastato mettere dentro due paroline nella legge e dire che andavano alle fonti rinnovabili e assimilate, due paroline, e assimilate. E allora oggi noi quante di queste paroline potremmo trovare nel testo del governo? Perché, come hanno ricordato i colleghi, non si sono limitati ad accettare, per quello che era, la volontà del Parlamento attraverso la Commissione e accettare come un dato immodificabile quel che la Commissione aveva prodotto. Si sono permessi di reinterpretare, di riscrivere, e riscrivere veramente in brutta copia. Il Vice Ministro ha fatto proprio lo scolaretto ripetente, affannandosi per quel che poteva a rincorrere i suoi stessi errori. Bene, io adesso credo che nulla di quello che ho da dire possa servire, perché siamo tutti sotto l'alea di errori che potrebbero emergere da qui in avanti e che, come giustamente è stato detto, magari sarà la Camera a dover correggere. Però ci sono delle cose di sostanza
perché questa sì è difficile nasconderla, delle cose di sostanza che voglio dire, non sostanza buona, ma sostanza pessima. Voglio ricordare sul gioco d'azzardo la sanatoria alle sale scommesse che raccolgono collegate con i bookmaker esteri senza licenza. Voglio ricordare l'anticipo della gara sul lotto che scadrebbe solo nel 2016, un anticipo che viene fatto su una base d'asta di 700 milioni soltanto, con un aggio portato al 6%, una cifra incredibile, quando nel 2004 semplicemente la mancata contrattazione sull'aggio ha causato danni erariali per 600 milioni accertati dalla Corte dei Conti. Ecco, queste sono le paroline che noi oggi ci troviamo a discutere. Le ricordo ancora un possibile aiuto di Stato al Superenalotto, perché qui si dice che quando ad un settore del gioco d'azzardo capiti di avere perdite di fatturato superiore al 15% annuo nell'arco di un triennio, beh, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrà intervenire adottando ogni misura utile di sostegno dell'offerta del gioco, abbassando le tasse, aumentando i jackpot, introducendo nuovi concorsi, cambiando il livello delle puntate. Tutto perché? Per aumentare l'offerta di gioco. Uno si aspetta, a chi stiamo facendo? Se lo chiede, a chi stiamo facendo un favore? Beh, qui non c'è scritto, ma è il Superenalotto che è in crisi e sta perdendo dall'inizio 2012 quote di mercato importanti. Superenalotto vuol dire oggi Sisal, una lussemburghese, una multinazionale lussemburghese che ha finanziato la fondazione dell'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, che dal 2010 ha avuto come presidente l'ex ministro Augusto Fantozzi. Ecco, allora queste sono cose che fanno pensare gli italiani. Io vedo la sua espressione corrucciata. Ecco, è quella di tante persone quando sentono e vedono cose di questo tipo. Perché vede, uno dice, ma ci guadagna anche lo Stato? No, no, non è vero. Perché si dice che i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. Cioè si dice che se lo Stato ci rimette perché riduce le tasse, il ministro non è responsabile. Capisce? Allora qui vengono a cadere, e finisco Presidente, i teoremi per cui aumentando l'imposta sul gioco d'azzardo si diminuisce il gettito. Qui è esattamente il contrario, abbassando le tasse già prevedono che diminuirà anche il gettito, ma chi salviamo? Gli amici degli amici. Ecco, questa cosa deve finire. Grazie. Senatore Candiani è iscritto a parlare, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sembra che tutto si stia normalizzando, questa è un po' la sintesi di quanto sta accadendo. Il dibattito è in corso, è iniziata la discussione generale, solamente la 1:30 del mattino, finiremo più o meno verso le 6, dopodiché, ottenuto il fiero pasto, il senatore Zanda potrà procedere con l'approvazione, anzi l'incardinamento della legge elettorale, perché questa è la cifra politica di quanto sta avvenendo oggi, altrimenti non ci sarebbe una ragione per la quale il governo non possa in autotutela sospendere la prosecuzione dei lavori, verificare le carte, aggiustare quegli errori che, Vice Ministro Morando, non sono solo formali, non sono solo di coordinamento, sono sostanziali e sono soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro fatto dalla Commissione e dai senatori di questo Senato, che hanno operato in maniera corretta, seguendo le prassi costituzionali. Vede, ma Presidente, questa normalizzazione non deve far credere che noi si abbassi la guardia o che tutto possa scorrere tranquillamente come acqua sul marmo. Perché una cosa sicura, Presidente, lei sta scrivendo una nuova pagina della storia del Senato. Era il 31 del mese di luglio quando ebbi a dirle che mi vergognavo per la sua conduzione dell'Aula. Francamente, glielo ripeto in maniera molto gentile, mi vergogno della sua conduzione dell'Aula. Perché vede, Presidente, si può essere di una parte politica o dell'altra, e lei certamente non è della parte politica mia, non è nascosto, non l'ho votata quando lei è stata eletta, però le riconosco il ruolo istituzionale che è giusto che lei debba svolgere appieno. Deve essere terzo nelle parti.
deve essere di garanzia nei confronti del Senato, dei senatori e dei cittadini che noi rappresentiamo. Perché, lo ribadisco, questo non è ancora il Senato che vorrà Renzi. Quello dei suoi senatori eletti dai consiglieri regionali, tra i consiglieri regionali, tenendoli al guinzaglio e facendogli fare le scodinzolate quando vuole. Questo è un Senato fatto ancora da gente che ha l'ambizione e l'aspettativa di rappresentare i cittadini. E in questa finanziaria sono contenuti i sudori e sacrifici e le aspettative dei cittadini, che vengono frustrate nel momento in cui il governo si comporta come si sta comportando e vengono ulteriormente frustrate nel momento in cui le forze di maggioranza, che hanno il dovere di tracciare la linea, confondono invece il percorso. Chi ha la responsabilità di essere maggioranza deve dare l'esempio. Qui invece ci troviamo di fronte a un provvedimento che è stato manomesso dal governo con 80 e rotti emendamenti presentati dallo stesso governo alla stessa legge finanziaria che il medesimo governo aveva partorito e fatto approvare dalla Camera dei Deputati. Dopodiché tutto si è impallato e si è bloccato, con anche aspettative da parte dei cittadini che non hanno potuto avere neanche la consolazione del dibattito in aula. Avremmo voluto parlare dello scorrimento delle graduatorie, avremmo voluto parlare di quelle politiche che dovrebbero informare il nostro Paese al buon senso, ma si capisce lontano un chilometro che ha più interesse il governo a bandire un nuovo concorso, illudendo decine di migliaia di giovani che possono trovare un'aspettativa di lavoro in un posto pubblico, magari come agente della Polizia di Stato, magari come agente della Guardia di Finanza, piuttosto che semplicemente fare scorrere le graduatorie, risparmiando tempo e denaro e dando giusto riconoscimento anche a delle aspettative che sono assolutamente di buon senso. Potremmo parlare di quella nuova tassa sul macinato che era l'aumento dell'IVA sul pellet, tassa sul macinato, tassa sul sale. La nuova edizione è la tassa sul pellet. Ministro Morando, non so lei quale occasione abbia avuto di visitare magari una casa in campagna, magari quella di qualcuno che si scalda utilizzando questo nuovo materiale. Come facevano i nostri anziani, i nostri vecchi, prendendo la legna e mettendola sotto il camino? Avete messo una nuova tassa sul macinato, una nuova tassa sul sale. Viva Dio, non esiste più quella sui passicarrai, ma prego Dio che non venga inserito anche qualcosa di peggio. Vede, Presidente, forse ci resta l'aspettativa di poter respirare senza pagare. Non vorrei che anche questo diventasse un lusso. Ma senza perderci nei mille meandri di questi commi, questa è la legge finanziaria che porta la firma del governo Renzi in toto e di cui il governo Renzi si intesta in toto i 110 milioni che ha deciso rinnovatamente di dare alla gestione di Roma Capitale, nel momento in cui i latrocini vengono a galla, nel momento in cui ci sono anche dei sordidi rapporti tra la maggioranza di governo della città di Roma, quella del PD e le cooperative e tutto quell'altro intreccio che sta alle spalle. Non mi interessa che sia di Alemanno o che sia di Veltroni, appartiene a quel modo di far politica che noi abbiamo sempre condannato e sul quale non ci può essere soluzione se vengono continuamente date badinate di soldi, perché manca la responsabilità nella spesa, perché vengono comunque spesi soldi guadagnati dagli altri con fatica, senza che vi sia un minimo di responsabilità. L'ultima volta che abbiamo fatto questo dibattito era al mese di aprile, non di anni fa, di questo stesso 2014. E in quella circostanza ci sentimmo dire rassicurazioni da parte del governo. Saranno gli ultimi 500 milioni che si danno al Comune di Roma. L'ultima volta! Sarà l'ultima volta, ci sarà poi responsabilità, ci faremo dare i bilanci, verificheremo che cosa fa ATAC, verificheremo cosa fa il trasporto dei rifiuti, verificheremo tutte le altre gestioni comunali. L'infinita galassia delle partecipate del Comune di Roma e gli intrecci con le cooperative, che ricordiamolo, non sono quelle sociali o non sono quelle dei paesi dove si andava a incontrare la gente nei circoli. Queste sono quelle fatte sul malaffare per far guadagnare i partiti politici, il PD che ci sta alle spalle. Questa è la vergogna che viene nascosta in questa finanziaria,
Perché vice ministro Morando, anche di questo dovrete rendere conto. È la correttezza che manca nei confronti dei cittadini. Se si danno dei soldi bisogna poi essere responsabili come vengono spesi. Se il comune di Roma è amministrato un giorno da un inutile idiota e il giorno dopo questo invece diventa un baluardo da difendere di democrazia, dovete dirci qual è la coerenza nei confronti dei cittadini. Perché questi soldi non vengono grattati giù dall'albero del pane. Questi soldi sono guadagnati con fatica e vengono tolti ai comuni, vengono tolti alle altre spese sociali che negli altri paesi i nostri cittadini non hanno più il beneficio di poter avere. Ora sono tutte queste incongruenze che rendono questa ulteriore prova di approvare una legge finanziaria malfatta, non corretta, piena di errori durante la notte. Come fanno i ladri, e l'ha detto qualcuno prima la capigruppo, e lo ripeto, come fanno i ladri. E Presidente, difenda la dignità di questo Senato. Non possiamo essere trattati, etichettati come i ladri. È iscritto a parlare il senatore Girotto, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Io ho preparato il mio intervento, ma stante quello che è successo, naturalmente lo modifico. A molti di noi è venuto in mente, ma visti gli errori che stiamo trovando corposamente in questo testo, se il senatore Sposetti avesse gestito i soldi del vostro partito come ora voi state gestendo questa legge fondamentale con tutti questi errori, l'avreste concesso? L'anno scorso nel maxi emendamento avevamo trovato inserite le note a margine, dobbiamo riconoscere che quest'anno siete andati oltre. E torniamo seri, a parte queste piccole considerazioni. E avrei voluto parlare del fatto che si è chiuso il cerchio dei favori alle lobby del fossile, cerchio che si era aperto quest'estate con la legge di stabilità, che è passata come un rullo compressore sopra le possibilità degli enti locali di dire la propria sulle attività estrattive. E sappiamo tutti che adesso il procedimento è estremamente semplificato. Adesso questo cerchio di favori si è chiuso, dando la possibilità di questo regime semplificato a tutte le opere future, non solo quelle esistenti, ma anche a tutte le infrastrutture future, e inserendo anche tutte le opere diciamo di collegamento, quindi stoccaggio, deposito, infrastrutture portuali. Quindi si è chiuso il cerchio dei favori alle lobby. Peccato, perché sappiamo bene che tutto quello che abbiamo sono 2 anni di autonomia. Una politica di così corto respiro non può giovare a nessuno se non a chi effettivamente fa l'estrazione. Era molto meglio puntare su una politica di lungo respiro, come può darla solo l'efficienza energetica e le rinnovabili. Dicevo, torniamo seri con una frase di Enrico Mattei, quindi non è mia. Enrico Mattei dice: ho sempre considerato vantaggioso, anche nel lavoro industriale, dire sempre la verità. È un metodo vecchio ed onesto, ma che si rivela sempre utile in un mondo di astuti come il nostro. Allora, la verità è che forse le mie parole non interessano a quest'Aula, e siccome noi siamo dei portavoce, io porto la voce di chi sta twittando, visto che siamo nell'epoca dei tweet che piacciono moltissimo a questo Presidente del Consiglio. Nonostante l'ora tardissima, stiamo ricevendo decine, centinaia di tweet. Ne leggo qualcuno per darvi la sensazione di quello che la popolazione sta pensando in questo momento. Tweet: ma è legale correggere al volo le leggi con votazione successiva immediata? Non credo. Tweet: loro possono fare diventare legale qualsiasi cosa, tanto c'è chi li copre e li protegge. Tweet: mi sembra assurdo correggere al volo la legge al volo in Parlamento a votarla alle 2 di notte. Tweet: è legale che abbiano confermato Napolitano pur essendo incostituzionale 2 mandati successivi? Tweet: purtroppo è legale, ma non lo è chiedere la fiducia su un testo formalmente sbagliato. Tweet: no Gianni, non lo dovrebbe essere, ma ormai fanno come se fossero a casa loro. Tweet: mai sentita una cosa del genere. Se approvassero una legge sbagliata, correggere al volo è rischio. Tweet: nulla di questa legislatura è legale o normale. Nulla. Tweet: e nessuno fa niente. O nessuno può far niente. Tweet: chi potrebbe fare è lì che cerca di mettere tutti d'accordo, grasso, e non si prende responsabilità. Tweet:
È sbagliato a prescindere, visto chi l'ha scritta. L'intero governo è sbagliato e lo sanno tutti. Tweet: ma è legale un Parlamento eletto con una legge dichiarata incostituzionale? Tweet: e questi vogliono anche riscrivere la Costituzione. Tweet. Tweet. Arrigoni, senatore Arrigoni, prego. Grazie Presidente. Sta per concludersi una farsa sulla legge di stabilità, che dovrebbe essere la legge principale che dovrebbe varare il Parlamento, che dovrebbe decidere le sorti di un anno del nostro Paese. È stata una farsa l'interruzione dei lavori della Commissione Bilancio, lo diciamo subito, lo ribadiamo, non per colpa della minoranza, come ieri il capogruppo dell'NCD ha detto nel suo intervento, ma per responsabilità dei senatori della maggioranza e soprattutto per responsabilità del governo, che ha presentato 80 emendamenti. Un'assurdità. Un governo che presenta in seconda lettura 80 emendamenti significa che il governo non ha le idee chiare, ha le idee confuse. La farsa è proseguita nel prendersi questo governo, o al limite il Premier Renzi, oltre 24 ore per togliere degli emendamenti che la Commissione Bilancio aveva approvato e per rimetterci altra roba, altri emendamenti, per far contento dei parlamentari o delle lobby. Non è una manovra, una legge di stabilità espansiva, è una legge di stabilità che fa debito, è una legge di stabilità che contiene ancora tagli lineari e i costi standard li stiamo ancora aspettando, è una legge di stabilità che contiene ancora tasse, troppe tasse. È una legge di stabilità che contiene delle coperture incerte e che inevitabilmente comporterà un aumento differito di altre tasse, come l'IVA, che schizzerà al 25,5%. Sugli euro, che sono quel provvedimento che ha lanciato Renzi e suo PD al 40,8% alle scorse elezioni europee, rimangono escluse tra i benefici quelle fasce deboli a cui Renzi aveva promesso il bonus: pensionati con la minima, incapienti, disoccupati, lavoratori autonomi a basso reddito, famiglie numerose, monoreddito, per le quali per mesi inutilmente l'NCD si era battuto, resteranno a bocca asciutta, anzi dovranno pagare tasse per finanziare chi gli 80 euro le percepisce. Sono quegli 80 euro che 7 mesi fa hanno fatto decidere l'IMU sui terreni agricoli montani incolti e che per responsabilità di 3 ministeri hanno fatto scivolare alla fine di novembre il provvedimento di taglio di 365 milioni ai bilanci di 4.300 comuni e che comporteranno per migliaia e migliaia di proprietari agricoli di pagare una nuova patrimoniale, l'IMU agricola. Sono quegli 80 euro che hanno fatto sì che a bilancio di esercizio in corso le regioni abbiano subito un taglio di 700 milioni, le province e i comuni un altrettanto taglio di altri 700 milioni. È una farsa lo spazio finanziario, la deroga al patto di stabilità che questa legge di stabilità concede ai comuni. Voi date ai comuni 1 miliardo di spazio finanziario con la mano sinistra, mentre con la mano destra gli rubate 1.200.000 euro, più dello spazio finanziario che gli concedete. È una farsa il concedere lo spazio finanziario verticale alle regioni più 1 miliardo di euro e poi gli rubate 4 miliardi di euro, attraverso i quali
le regioni non potranno far altro che tagliare sulla sanità, ovvero aumentare i ticket sanitari e tagliare sul trasporto pubblico locale. Vergognatevi. Questa legge di stabilità contiene delle cose scandalose, come ancora 200 milioni all'anno per l'accoglienza degli immigrati. Questo nel bel mezzo di Mafia Capitale, dove Buzzi, il RAS delle cooperative romane, riceveva appalti diretti per gestire campi rom e zingari. È una vergogna dare questi soldi agli immigrati quando abbiamo anziani che non arrivano alla fine del mese, quando abbiamo il 31% delle famiglie che hanno superato la soglia di povertà. È una vergogna l'attacco alla montagna con l'IMU agricola, l'ho detto prima, con l'aumento dell'IVA sul pellet e con le agevolazioni sul GPL e gasolio montano che vengono quasi azzerate. Sull'IVA sul pellet mi piace sottolineare come si è andato a finanziare il fondo per interventi di strutturali di politica economica, quel pozzo di San Patrizio con il quale gran parte dei membri della maggioranza e il governo hanno attinto per finanziare, ma con pochi spiccioli, tante cose, dunque in modo inefficace, come per esempio per ridurre la tassazione sui fondi pensione e sulle casse di previdenza. L'aumento ci sarà e sarà comunque pesante. Infine, penultima cosa, sulle province, l'irresponsabilità continua. Con il Del Rio avete fatto macelleria istituzionale. Voi l'avete consegnate le presidenze a tutti gli uomini o quasi del Partito Democratico, ma quegli uomini che si sono offerti di assumere la presidenza delle province sono rimasti col cerino in mano. Ed è vergognoso che con un emendamento che non è stato approvato voi avete pensato di tagliare il 50% del personale. Stiamo parlando di 20.000 persone. Infine, sulla TASI, finisco, Presidente, non è vero che ci sarà un blocco delle tasse sulla casa. Voi con il taglio di 1,2 miliardi il prossimo anno, col mancato ripristino del fondo perequativo di 625 milioni, create le condizioni perché la tassa sul mattone il prossimo anno aumenti per famiglie, per professionisti e per imprenditori. Mentre avete trovato ancora 110 milioni di euro per finanziare Roma Capitale nel bel mezzo dello scandalo di Mafia Capitale. Voi penalizzate 8.000 comuni, ma per Roma avete sempre un regalo da fare. Altri 110 milioni che si sommano agli altri 420 milioni che dal 2007 ogni anno voi date a Roma, ma con i soldi degli italiani. Vergogna! Senatrice Fucksia, ha facoltà di intervenire. Presidente, Vice Ministro, colleghi, l'unica cosa stabile in questa legge di stabilità che abbiamo in continuazione e a tratti appuntate e ripreso è il nome. A questo punto chiamiamo diversamente anche questa legge di stabilità, magari di instabilità, e siamo più coerenti. Per quanto riguarda il capitolo sanità, che è quello che volevo approfondire, nil sub sole novum, neanche qua. In particolare ci ritroviamo fermi ai blocchi di partenza a ragionare di soluzioni che ormai al pubblico, ai cittadini, agli esperti di settore sono chiari, ma che non vengono messe in campo, e questo probabilmente per mancanza di coraggio o forse perché quello che si dice di volere a parole non corrisponde poi a quello che si vuole nei fatti. Infatti a luglio il patto per la salute, ad esempio, articolo 1,4, ha previsto che i risparmi della spending review dovessero restare alle regioni per finalità sanitarie. Benissimo. Adesso però il taglio di 4 miliardi ai budget regionali di questa manovra porta comunque indirettamente a nuovi tagli che è ragionevole pensare ricadano sui servizi sanitari. Per dimensioni, infatti, la spesa sanitaria è il candidato più ovvio ai tagli, rappresentando tra il 70 e l'80% delle spese regionali.
Ci sarebbe un'espressione molto colorita per esprimere quanto avvenuto, ma mi trattengo perché non sarebbe un'espressione consona all'Aula, anche se forse l'Aula oggi ha fatto anche di peggio. Mi limito a dire che il governo fa lo splendido con le tasche degli altri. Peraltro, in molte regioni a maggio si voterà e sarà divertente vedere i candidati andare al voto con la bandiera dei tagli alla salute da presentare in campagna elettorale, quando sappiamo bene che nelle regioni la sanità è uno dei principali serbatoi di scambi, favori e clientele. Che fine hanno fatto i tagli agli sprechi, la salvaguardia degli investimenti, il pieno utilizzo delle risorse europee? Si sono persi tra i tweet e le slide o sono anche questi fermi nel drafting di Palazzo Chigi? Si continua con il teorema del lampione di Fitoussi, cioè a fare come quel tizio che cercava le chiavi sotto un lampione non perché le avesse perse lì, ma perché quello era l'unico punto illuminato della strada. Tradotto, si agisce e si taglia solo dove si vedono le risorse, ma non si va minimamente a ricercare le cause, le cause dei costi, e si ripetono quindi schemi noti ma inefficaci. I tagli alla sanità non sono solo assurdi perché ricadono sulla pelle dei cittadini, ma anche ingiustificati. Il 10° rapporto sanità dell'Università Tor Vergata di Roma, ad esempio, e dice chiaramente che l'Italia spende per la sanità molto meno degli altri paesi europei. Ed il rapporto Meridiano Sanità ci dice che mentre in Europa nel 2012, ad esempio, la spesa sanitaria pro capite saliva del 2,42%, in Italia scendeva dello 0,71%. Come migliorare? Non serve usare l'accetta, ma il bisturi. Serve cioè colpire chirurgicamente le sacche di spreco. Tra le fonti di sperpero nel settore sanitario vogliamo parlare delle ristrutturazioni perenni in corso in alcuni ospedali con i conseguenti spostamenti di reparti e costi annessi? Vogliamo dire che 2/3 della spesa sanitaria pubblica derivano dall'acquisto di beni e servizi, stando poi a vedere cos'è compreso nei servizi? Vogliamo dire che la Consip è stata una buona idea in linea di principio, bella ma non balla, perché è necessario che al suo interno ci siano esperti in materia sanitaria che conoscono il mercato, 5 minuti, e il mercato è quello che serve davvero? Quando non riesco a salvare la vita di una persona, com'è? Chi glielo dice poi che non l'ho fatto perché ho dovuto risparmiare? O la Consip troverà anche il prezzo delle persone prima o poi? Intervenire sugli sprechi significa un'organizzazione più efficiente delle ASL, con obiettivi chiari, risorse definite, decisioni trasparenti e direttori generali chiamati a rispondere dei risultati. Si vuole risparmiare ulteriormente, allora bisogna mettere in campo un piano serio di razionalizzazione del personale, dimezzando la pletora di amministrativi che vivono nascosti nelle scrivanie delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, fondazioni ed enti di ricerca. Puniamo chi produce salute con il blocco dei contratti e si riempiono gli ospedali con profili inutili di amici che possono tornare inutili. Tutti d'accordo sul fascicolo sanitario elettronico, consentirebbe di risparmiare 1 miliardo di euro, ben un punto di IVA, ma di fatto siamo ancora alla fase del vedremo faremo. Per ogni euro speso in prevenzione, se ne risparmiano 10 in cure, io spero che quei 50 milioni di euro per il contrasto alle ludopatie, forse troppi, considerando che l'incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili nel 2015 è stato solo di 20 milioni, spero vengano vestiti in questa direzione. E poi, e concludo, visto che ormai è la cronaca che detta l'agenda al governo, proviamo a invertire l'ordine delle cose. Prima che scoppi mafia sanitaria, interveniamo su un'emergenza vera, la corruzione in sanità, oltre 23 miliardi di euro. E questo è il campo Grazie. Dove si dovrebbe intervenire immediatamente con tagli. Grazie. Senatore Martelli. Pronto. Allora, prima di tutto un'osservazione su questo plico qua. Per i fan di Fantozzi questo è esattamente come la corazzata Potemkin, vi ricordate cos'era? Quello è. Allora invece poi per la Presidenza, visto che qua non dovrebbero essere ammessi se non errori formali, io chiedo com'è che l'introduzione di un intero periodo può essere configurato errore formale. C'era il comma 147 che dava
alle televisioni locali delle frequenze radiotelevisive, purché avessero abbastanza soldi, abbastanza esperienza, abbastanza infrastruttura. Beh, qua è stato infilato che se non soddisfano questi requisiti lo diamo all'operatore nazionale. Ma quanti operatori nazionali sono in grado di fare questo? Per esempio Mediaset, con la quale state cercando di fare affari sotto banco, tipo legge elettorale e altre cose. Ma che caso, questo è un errore formale secondo voi? No, che non lo è. Allora ditelo che non è un errore formale. Vediamo un'altra bella cosa, questa cosa mi piacerebbe che il viceministro me la spiegasse. Allora, qui c'è scritto che si danno 535 milioni alle poste in ottemperanza a una sentenza della Corte Europea per aiuti di Stato. Peccato che l'abbiamo vinta, non l'abbiamo persa. Allora noi stiamo dando dei soldi per pagare una multa che in realtà non c'è. La multa poi era di 484 milioni e gli diamo 535. Ma sarebbe giustificato se voi quei soldi, siccome le poste magari avrebbero dovuto pagarli di tasca loro, li avreste presi da un fondo che sono i trasferimenti all'Unione Europea, ma non vengono da lì quei soldi, vengono dal pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, quindi siete anche dei ladri oltre che dei disonesti. Detto questo, mi rivolgo alla senatrice Ferrara, non c'è, che è venuta a fare la splendida Novara dicendo che era contro le trivellazioni petrolifere. Allora come si mette